Ciao a tutti ragazzi, eccoci di nuovo nel nostro tutorial. Questa volta vi faccio un tutorial su come trasformo il mio cucinino che dopo tanti anni ha bisogno di un po' di restyling perché sono stanco di vederlo così. Quindi cosa faremo? Cambieremo tutta la disposizione dei mobili, elimineremo il lavandino che è vecchio più di me, metteremo un lavandino in acciaio, cambieremo la posizione del lavandino e elimineremo la cucina economica, la cucina gas. E al posto della cucina faremo un piano unico e un piano cottura in casso con forno a parete. Questa che stiamo guardando, che state vedendo, è la situazione attuale della cucina. Quindi adesso passiamo alle varie fasi di lavorazione, che la prima fase di lavorazione che andremo a vedere è la demolizione, praticamente la demolizione del lavandino e lo sgombero di tutto il cucinino. Ecco, qui cominciamo a vedere il lavandino che l'abbiamo eliminato. Essendo che non volevo creare tanti crene, eccetera, eccetera, non ho cambiato la posizione dei rubinetti, anche perché il lavandino verrà messo all'angolo, ad angolo. Questa è la cucina che va eliminata. Ecco, qui come vedete avevo presentato il lavandino che è nella nuova posizione. Ecco, qui lo vediamo meglio come dovrebbe venire. Qui è solo presentato il rubinetto, ce l'avremo di fianco, ma ai fini del pratici non cambia praticamente nulla. Nel frattempo cominciamo a costruire il telaio che supporterà tutto sia il lavandino che il piano. Sotto il lavandino creeremo un attacco per la lavatrice, per la lavastoviglie, scusate. Ecco, in questa posizione qua noi vediamo che andiamo a praticare un foro sul pavimento per andare ad intercettare i tubi dell'acqua. Ecco qua, qui in cantina abbiamo intercettato il tubo dell'acqua con una serie di gomiti KA e abbiamo portato il rubinetto, abbiamo creato il rubinetto dell'attacco del carico della lavastoviglie. Ecco qua, qui abbiamo chiuso il foro, il buco. Ecco qua, e qui cominciamo a montare gli scarichi del lavandino. Scarico del lavandino, come si vede, c'è anche già lo scarico per la lavastoviglie. Qui abbiamo cambiato il rubinetto, abbiamo messo un rubinetto con un miscelatore e una doccetta per la seconda vaschetta. Allora, qui cominciamo a vedere che comincio a presentare i mobili. Quindi praticamente ho messo il mobile che conterrà poi sotto il lavandino i vari detersivi.
qui c'è la finitura, la sgrossatura del piano. Ecco, qui ho cominciato a fare le crene per le nuove prese, per le nuove prese di corrente che verranno sopra i piani della cucina. Qui i mobili li ho sventrati. Io ho eliminato i piani vecchi dai mobili. Ecco, qui si vede bene la posizione della presa e qui comincio a creare il piano della cucina. Ecco, qua si vede come viene il piano della cucina, finito, diciamo, finito, una parola, finito, sgrossato. Ecco, qui abbiamo, sto qui, ecco, qui a questo punto qua ho dovuto mettere questa traversa qua nel muro per poi poter applicare sopra i pensili. Ecco qui che si comincia a vedere i pensili nella nuova posizione. Ecco qua. Qui mia moglie che comincia già a fremere che deve pulire lei. Ecco qua, qui abbiamo già montato le prese, qui abbiamo già montato le prese, che abbiamo fatto lo spostamento sia delle prese sopra il banco che sia da una parte all'altra, insomma. Qui ho presentato il forno nella sua nuova posizione. E qui invece ho già effettuato lo scasso per la cucina ad incasso, per il piano cottura ad incasso, scusate. Ecco qua, qui ho cominciato la piastrellatura dove prima c'era il lavandino, abbiamo cercato di mettere delle piastrelle più o meno che ci piacessero, insomma che dessero un po' un tocco. Ecco qui, fra l'altro ho già cominciato a piastrellare anche i piani. Ecco, qui cominciamo a vedere i piani semifiniti. Ecco, qui li vediamo bene con il forno, il piano cottura, il lavabo, il lavandino, il piano dove verrà poi sotto la lavastoviglie. E qua abbiamo già un piano finito. Ecco qua, questo è il piano finito. Questa qui è la cucina con i lavori ultimati che mi sembra, boh, possa andare, perlomeno a me piace. Alla prossima.